Con le assenze perduranti in gruppo di Balzano e Bocchetti, oltre che di Tabanelli, resta l'enigma difesa per il tecnico del Pescara Gianluca Grastadogna. Dalle ultime indiscrezioni sembra che una linea a 4 sia ben più che una idea. Grastadogna sta facendo lavorare il gruppo, anche oggi al Poggio, doppia seduta, su questa pista, pur non tralasciando la strada finora solcata, quella dei tre centrali. Se Grastadogna dovesse optare per il mantenimento del 3-5-2, il trio di difesa vedrebbe Scognamiglio al centro, Sorensen braccetto destro, Gut sul lato mancino. L'alternativa, per non spostare Gut e Scognamiglio, può essere Rigoni al centro. In piena emergenza con la Cremonese, Breda scelse di adattare ai tempi in quel ruolo Valdifiori, ma i risultati non furono soddisfacenti. In caso di difesa a 4, certi di un posto sarebbero Masciangelo e Scognamiglio, quasi certo anche Gut, e poi ballottaggio tra Bellanova e Sorensen. Col terzino di proprietà dell'Atalanta, atteggiamento più spregiudicato, linea più bloccata col danese. In questo caso bisognerebbe vedere chi tra lui e Gut sistemare come centrale e come quarto di destra. Grastadogna valuta e le decisioni definitive saranno prese nelle prossime sedute. Già domani, ad esempio, si potrà capire se c'è un minimo di possibilità di riavere Bocchetti. Un suo recupero a pieno regime potrebbe essere funzionale alla conferma del 3-5-2. Sul fronte Pordenone il tecnico Tesser è destinato a dover rinunciare al difensore Bassoli, al centrocampista Pasa e all'attaccante Butic, oltre che il lungo degente Finotto. Si aprono spiragli per il recupero dell'esterno Falasco, del centravanti Musiolik e soprattutto del centrocampista Calò, l'ex Juve Stabia che è diventato anche coi ramarri il fulcro del gioco e il suo ritorno sarebbe fondamentale nell'economia della squadra di Tesser. Inutile sottolineare l'importanza di un match che chiuderà una certa fase del campionato del Pescara e aprirà quella decisiva, piena di scontri diretti, il primo dei quali quello di martedì sera con l'Ascoli. La situazione di classifica resta molto difficile, anche se la vittoria di Cittadella ha ridato speranze. Per l'agente FIFA Donato Di Campli, intervenuto nella trasmissione Replay, la salvezza è un traguardo fondamentale per l'intero movimento calcistico regionale. Ce la può fare perché secondo me agli uomini, alle capacità, alla struttura per potersi salvare. E dentro la squadra c'è anche le risorse tecniche per poterlo fare. Se vediamo ciò che è in giro e ciò che hanno fatto i giocatori in passato del Pescara, però dobbiamo ricordarci che attualmente è un altro campionato, non è un campionato dove anche il minimo dettaglio è importante, quindi credo che si abbia tutte le carte. In questo momento bisogna unirsi tutta la città, tutta la anche la stampa, io dico, nessuno escluso, per cercare di salvare un capitale importante che è la Serie B.